Allora, buongiorno, oggi vedremo di fare un'esercitazione delle misure utilizzando il contatore numerico, il contatore elettronico, che è uno strumento molto versatile che consente fare misure di periodo, frequenza, intervalli di tempo, rapporti di periodi, rapporti di frequenze e conteggio di eventi. Lo strumento che abbiamo qui su banco e con cui faremo le misure è uno strumento di classe, è uno strumento un po' vecchiotto ma sicuramente di buona qualità, per cui di volta in volta magari vi evidenzierò quali di queste funzioni poi non sia sempre presente in qualunque tipo di contatore. Vi segnalo che oramai anche molti multimetri hanno delle modalità per effettuare delle semplici misure di periodo e frequenza. Allora, prima di accenderlo, vedete, e questo vi consiglio di farlo con tutti i tipi di strumenti, abbiamo nel frontalino alcune sezioni. Una sezione dedicata all'elaborazione di matematiche e statistiche, una più quella centrale legata alle funzioni che lo strumento è in grado di espletare, una sezione che è legata alla parte di condizionamento d'ingresso e di condizionamento d'ingresso che nel contatore, se ricordate bene, include anche la generazione del trigger, e poi abbiamo una sezione legata alla parte di gate, di apertura e di gestione del tempo di misura. È uno strumento che ha in questo caso due ingressi, e questo è ovviamente indispensabile per fare misure di intervalli di tempi tra eventi che avvengono in due segnali diversi. Accendiamolo un attimo. Vediamo un attimo la sezione d'ingresso. Abbiamo la possibilità di fissare il livello di trigger con questa manopolina e andando a vedere poi il valore del trigger fissato tramite questa misura. Di volta in volta lui visualizza la funzione che io gli indico con questo tastierino numerico, quindi partiamo allora dalle funzioni prima della parte di ingresso. Lui può misurare frequenza, intervallo di tempo, time AB, totale numero di eventi, rapporto fra i periodi delle frequenze, poi abbiamo la frequenza del secondo segnale, abbiamo il periodo di A, abbiamo l'inverso dell'intervallo di tempo tra A e B, abbiamo la possibilità di effettuare misure di tempo di salita, di pendenza, come vedete diciamo parecchie funzionalità. Queste sono invece delle misure funzionali al, come vedremo, al calcolo delle incertezze di misura, o piuttosto che anche all'effettuazione della misura stessa. C'è la possibilità di misurare il gate time, c'è la possibilità di misurare il livello di trigger. Quindi il livello di trigger si fissa tramite questo nottolino, per adesso lo mettiamo completamente riportato a zero, quindi si spegne quando la lucetta ci segnala tutte le volte che avviene un evento di trigger. Qui abbiamo la pendenza di trigger, non so se riuscite a vedere, qui sotto è scritto slope e c'è il disegnino che se il tastino diciamo, non è premuto è pendenza positiva, se il tastino è premuto è pendenza negativa. Qui c'è coupling d'ingresso, la possibilità di andare a eliminare, inserendo il tasto AC, eliminare la componente continua, un alternate coupling analogo a quelli che troviamo negli oscilloscopi. Qui abbiamo una funzione che può essere in qualche modo utile, è la possibilità di cambiare l'impedenza d'ingresso da 50 ohm a 1 mega ohm. Abbiamo parlato di questo tutte le volte che ci andiamo a collegare con un generatore che diciamo,
normalmente immagina di generare su un circuito a 50 ohm, un circuito adattato. In questo modo io posso variare le caratteristiche di ingresso da 50 ohm a 1 megaohm a seconda delle situazioni. Abbiamo poi la possibilità di un'attenuazione 10x. È ovvio che tutta la sezione di attenuazione in un oscilloscopio, che è uno strumento che misura nel dominio delle ampiezze, è molto articolata. In uno strumento che misura tutto nel dominio del tempo e della frequenza, non ha nessun senso un affinamento eccessivo di questa dell'attenuazione d'ingresso, però questo ci consente di poter gestire segnali più elevati o più piccoli tramite l'inserzione di un'attenuazione del 10. Questo tasto lo utilizzeremo dopo, mette in comune i due ingressi A e B, comma. E qui abbiamo la replicazione perfetta degli stessi comandi d'ingresso per il canale A e per il canale B. Le funzioni matematiche sono funzioni, la più rilevante è la funzione di media. La misura di periodo e frequenza è una di quelle che classicamente può avere senso fare in modalità average, in modalità media. Facendo la media su 100 misure, potremo magari poi vi farò vedere che premendo il tastino che fa la media su 100 misure, automaticamente compare una cifra in più. Vi ricordo che l'incertezza della media è radice di n volte più piccola dell'incertezza della singola misura, per cui se fate 100 misure riuscite a migliorare l'incertezza di un fattore 10 e quindi vi compare un'ulteriore cifra visualizzata, perché questo strumento ha un display dinamico, nel senso un display che vi riporta le cifre, varia la risoluzione a seconda di quelle che sono le cifre che si può permettere. Allora, anche questa volta abbiamo una serie di esempi di misure che ci consentono poi di evidenziare alcuni aspetti del nostro strumento. La prima cosa sarà una misura molto semplice di frequenza e di periodo su un segnale sinusoidale. Quindi i dati sono 2 volt di ampiezza, frequenza nominale 100 kHz e ci chiede di misurare frequenza e periodo. Allora, andiamo sempre sul nostro, intanto effettuiamo il collegamento, prendiamo il cavo BNC-BNC, lo colleghiamo all'ingresso del generatore e all'ingresso l'ingresso del generatore, che poi è l'uscita del generatore, ma infatti l'indicazione è output, giustamente, è l'input del mio strumento. Come vedete lui inizia già a indicare un valore misurato, però andiamo a scegliere i parametri che ci sono stati indicati nella traccia, ovvero dice anche enter number 2 volt. Questo fa 2 volt di picco e quindi siccome ci chiede 2 volt di ampiezza facciamo 3 e 4 volt. Un'onda sinusoidale la cui frequenza 100 kHz, enter number 1, 0, 0 e ci sarà da qualche parte un K, tutto a destra il secondo. La voce fuori campo del professore Laracca. Allora, come vedete, immediatamente 100 kHz, qua stiamo misurando la frequenza e troviamo un valore che è diciamo, coerente con quello che ci aspettiamo. Il numero di cifre è un numero di cifre tutto sommato abbastanza ridotto per questo tipo di dispositivo. Lui sta facendo la misura, l'effettuazione della misura ci viene segnalata dall'accensione di questa lucetta gate, ogni volta che c'è che la lucetta si accende lui fa una misura nuova. Cosa succede se io allungo il tempo di misura? Se io allungo il tempo di misura riesco a contare un numero maggiore di periodi del segnale. Ricordo che la frequenza è definita come numero di periodi nell'unità di tempo e come vedete, mentre prima ci fermavamo a 5 cifre dopo la virgola, è comparsa una sesta cifra.
e se insisto compare una settima cifra. Basta, tenete presente che questo vuol dire avere 7, 8, 9, una misura con una risoluzione dell'ordine di 10 a meno 9. Quindi come strumento, sapete bene, le misure di tempo e frequenza sono quelle che facciamo con la migliore risoluzione. Abbiamo, avendo il miglior campione internazionale, tutta la catena di misura fa sì che le misure di tempo e frequenza si riescono a fare in maniera più accurata di tante altre. Vedremo tra un attimo che c'è sempre un tutte le volte che io ho una misura più accurata, quasi sempre questa misura mi richiede maggior tempo. Se faccio la misura con più tempo ottengo la precisione migliore, ma ho anche degli effetti negativi. Intanto vedete ogni quanto si aggiorna l'indicazione del gain. Poi andremo a, possiamo anche andare a vedere quanto vale il gate time. In questo tipo di misura il gate time, il tempo di apertura, come vedete, è dell'ordine dei secondi, sono 5,95 secondi. Ve ne accorgete proprio visivamente che è un tempo dell'ordine dei secondi. Viceversa, andiamo a metterci nella modalità di frequenza di aggiornamento più elevata, avete 15,5 millisecondi. Qual è un altro effetto negativo di avere dei tempi di misura lunghi? La misura fatta mediando su più periodi è una misura media, quindi va bene se il mio misurando durante questo intervallo di misura non cambia. Questo lo possiamo anche posso anche farvelo vedere, nel senso che andiamo a vedere la misura di frequenza. Questa è una misura di 100 kHz. Immaginiamo ad esempio di andare, se io cambio la frequenza, dinamicamente lo strumento segue in maniera, abbiamo visto, sono nell'ordine di millisecondi, mi sembra che lo segua praticamente in tempo reale, avrà un certo ritardo, magari farà una misura, magari sarà anche sbagliata. Vediamo cosa succede se per caso vado al massimo tempo di misura, vado a 5 secondi. Allora lui mi fa una misura e ne facciamo fare un'altra, poi mi metto a cambiare. Mentre cambio, lui ovviamente sta facendo la misura, adesso vado a 40 kHz, lui mi tira fuori 64 kHz, che non è né la misura precedente, né il valore precedente, né il valore successivo. E se nel frattempo è ulteriormente cambiata, io corro il rischio con questo strumento di non avere mai il valore giusto. Allora, questa è una problematica in generale del contatore elettronico. Così come per certi versi del multimetro, cioè di tutti gli strumenti che vi danno un'indicazione direttamente su un display senza darvi la possibilità di vedere il segnale su cui state misurando. Ed è uno dei motivi per cui ad esempio l'oscilloscopio ha una valenza importante. In un oscilloscopio voi vi accorgete sempre di quello che state misurando perché lo vedete. In questo strumento lui qualche numero ve lo tira comunque, sta a voi capire se quello strumento, quel numero è quello proprio che voi volevate misurare. Allora, ritorniamo ai 100 kHz della traccia e direi, visto che sappiamo che questa è una misura che facciamo con un'alimentazione molto stabile, voi potete dire benissimo, facciamola con la migliore risoluzione possibile, con il massimo gate time, ed è una scelta giusta. Allora io quello che fate è sicuramente di leggere questo valore, quindi ne vedete che se ne stanno succedendo alcuni, ma variano anche di abbastanza, tutto sommato di abbastanza poco. Prendetene uno e poi andate a calcolare l'incertezza di misura. Allora, mai come nel contatore elettronico, ma
mai come negli strumenti un po' più sofisticati, il calcolo dell'incertezza di misura richiede spesso la conoscenza di altri parametri di settaggio che non sono solo quelli che io vedo visivamente a video e che magari memorizzo. È più facile ricordarsi un fondo scala di una misura di un multimetro piuttosto che altre grandezze che andremo a vedere. Allora, per capire che cosa ci serve per calcolare l'incertezza di misura, abbiamo messo qui il datasheet nella sezione specification dello strumento. Allora, andiamo a vedere per la misura di frequenza da che cosa dipende l'accuracy. Allora, l'accuracy, vedete, è data da un resolution più o meno time base error per la frequenza. Allora, questa formulazione mi ricorda tutto sommato la modalità con cui io effettuo effettivamente il calcolo. È un calcolo che si basa sul periodo del clock, e quindi mi serve la stabilità della base dei tempi, e poi il numero di conteggi, la resolution. Allora, per il time base error non c'è particolare cose da dire, salvo che andare a vedere in una delle pagine presenti all'interno, magari ci passiamo un attimo dopo. Quello che viceversa dobbiamo vedere è quanto vale la resolution. Allora, andiamo al rigo precedente, si inquadra bene? Al rigo precedente vedo che 2 per LSD, LSD sta per last significant digit, least significant digit, LSB espresso in termini digit anziché di bit, ovviamente. Poi abbiamo 1,4 per trigger error diviso gate time per la frequenza. Allora, intanto mi compare il gate time, cosa che è intuibile. Quanto più ampio il gate time, migliore è la mia misura, minore l'incertezza di misura, quindi inversamente proporzionale al gate time. Quindi una cosa che mi serve sicuramente è fare il calcolo, sapere quanto vale il gate time, e noi lo andiamo a far misurare allo strumento. Quindi 5,86 secondi. Ok, questo ve lo siete segnato. Beh, vediamo un attimino, magari facciamoglielo fare un po' di volte. 5,86, 5,95, 5,92. Prendiamo qualcuno di questi successivi valori che mi sembrano un po' più stabili. Il primo valore conviene non considerarlo mai. 5,95. Andiamo a rimetterci nella misura di frequenza e ritorniamo qui. Abbiamo un trigger error, di questo abbiamo parlato a lezione. È legato al fatto che l'istante di trigger può variare, pur se di poco, in presenza del rumore sovrapposto al segnale. Questo rumore, allora andiamo a vedere nelle pagine precedenti, troviamo una descrizione del calcolo del trigger error e vediamo che mi dice che 260 microvolt al quadrato più EN al quadrato. Allora, EN è il valore efficace del rumore di modo normale sovrapposto al segnale, e nei calcoli riteniamo che questo rumore normale sia nullo, peraltro è comunque un generatore con cui stiamo generando il segnale, ma non immaginiamo che ci sia rumore sovrapposto. Abbiamo 260 microvolt, che è il rumore interno del vostro dispositivo, e quello ci sta sicuramente. Quindi, siccome radice quadrata di 260 al quadrato è 260, ed è diviso input slew rate e trigger point. Vi ricordate, l'effetto del rumore sovrapposto al trigger è inversamente proporzionale alla pendenza del segnale nel punto di trigger. Quanto vale la pendenza del segnale nel punto di trigger? Possiamo sia calcolarla come la derivata del segnale, quindi valore massimo, il segnale V con M sen omega t, la derivata sarebbe V con M omega coseno omega t, al passaggio per lo zero il coseno vale 1, quindi V con M omega. Quindi o misuriamo il valore massimo, poi omega lo conosciamo perché 2 pi greco f, oppure questo strumento, e quindi questo spesso magari ci sono strumenti che non mi consentono di calcolare la pendenza del segnale in ingresso, questo strumento ha il tasto slew, e quindi io ne approfitto biecamente e al solito aspetto, non prendo il valore appena ho premuto il tasto perché potrebbe essere
in qualche modo inficiato, anche se questo è un valore che lui misura ogni passaggio, diciamo, con una certa frequenza, non lo fa sull'intero gate time, ed è quindi 1,07 per 10 alla 6 volt su secondo, è la pendenza del mio segnale. A questo punto sono in grado di ho quasi calcolato l'accuracy, direi di sì, perché poi abbiamo l'LSD che è un nanosecondo diviso il gate time per la frequenza, che sarebbe l'ultima cifra mostrata a schermo. Questa però da certi punti di vista posso facilmente visualizzarla, perché la vedo, e quindi vedo l'ultima cifra quanto va. Questa è la misura di frequenza, la misura di periodo. E il time base error lo vuoi far vedere dopo? Il time base error, grazie professore Laracca. Time base error ce l'ho qua nella seconda pagina. Il time base error ci dà delle informazioni sulla base dei tempi. Ci dice che a seconda del tipo di strumento, per cui questo manuale è fatto per un paio di questi strumenti, avete uno standard crystal, un quarzo standard, che è un quarzo a 10 MHz, che ha un invecchiamento un effetto di invecchiamento minore, più piccolo di 3 × 10⁻⁷ a mese, un effetto di temperatura tra 0 e 50 gradi un certo tipo, un effetto eventuale della presenza della tensione, di una tensione di alimentazione che si sposti dai 220 volt ulteriore. Poi se comprate l'option 00, quindi avete una opzione ulteriore, avete delle performance più elevate del vostro cristallo. Diciamo che nei calcoli, poi è fatto anche in maniera tale che possiate usare una base dei tempi esterna, ma a questo punto poi dipende dall'accuracy della base dei tempi esterna, nei vostri calcoli andate a considerare 3 × 10⁻⁷ come incertezza legata alla base dei tempi, insomma, macroscopicamente è un valore che potete considerare. Di fatto quell'altra è un'incertezza aggiuntiva quando uscite al di fuori del campo 0,50 gradi, insomma, è un effetto di temperatura che potete non considerare. Su questo stesso segnale andiamo a fare una misura di periodo. Basta semplicemente premere il tastino legato alle misure di periodo. Sono ovviamente, come ci aspettiamo, dell'ordine dei 10 microsecondi, 10 × 10⁻⁶. Anche qua abbiamo la possibilità di variare il gate time perdendo in risoluzione e guadagnando in risoluzione. E in questo caso il segnale è lo stesso, quindi non ha senso andare a misurare nuovamente lo slew rate, la pendenza. Il gate time è al valore massimo, anche questo è un parametro dello strumento, quindi possiamo non rimisurarlo. Quello che potrei farvi vedere è cosa succede se io ad esempio gli dico di fare la media su 100 misure. Beh, la media su 100 misure facciamola fare, aspettate, ci ripenso, facciamola fare con un gate time più basso, se no ci impieghiamo una vita. Allora, avete scelto un gate time più piccolo, quindi fate le misure più rapidamente, quindi avete solo 6 cifre dopo la virgola. Se mettete la media di 100 misure, resta sempre 6 cifre, molto più stabile come vedete, però
Tra l'altro dubito che a questo punto mi fa comparire una cifra in più, perché ah no scusatemi, allora non leggevo bene. Allora, se in assenza di Lucetta lui già fa 100, statistics va su 100, se io l'accendo la fa su 1000, quindi tra 100 e 1000 non c'è una differenza, diciamo, di risoluzione, perché 1000 non ci consente di guadagnare un'altra cifra. No, probabilmente se metti min che ti fa vedere la media, forse il valore medio te lo fa vedere su disable, ah min, ecco qua, c'ha ragione, vedi? È comparsa l'altra cifra, vabbè, siamo soddisfatti. Allora, è comparsa la settima cifra quando gli ho detto di cacciare fuori la media. Se non premevo la media, lui mi visualizzava sempre il valore istantaneo. Ok. Allora, come vedete, poi gli strumenti vanno... la parte di smanettamento degli strumenti, purtroppo, è una parte che non riusciamo in nessun modo a trasmettervi se non in questa, almeno in questa fase. Dunque... quello che volevo sottolinearvi e ricordarvi in questo caso che per il calcolo dell'incertezza di misura, per la quale avete tutti i dati possibili in questo caso, perché la formula per la misura per l'incertezza nella misura di periodo è identica alla misura dell'incertezza al valore dell'incertezza nella misura di frequenza, diciamo le formule sono le stesse. Tutto questo è perché questo contatore è un contatore reciproco, quindi fa la misura qualunque cosa voi gli chiediate, lui fa sempre sia la misura di periodo che la misura di frequenza, e questa è la motivazione per cui avete il trigger error anche nelle misure di frequenza, perché vi ricordo che a rigore il problema del trigger error riguarda soltanto le misure di periodo, perché una cosa è che siano incerti l'apertura e la chiusura del conteggio, una cosa è che siano incerti i singoli impulsi che vado a contare, l'incertezza dell'impulso che vado a contare non mi crea problemi maggiori dell'incertezza legata alla risoluzione. Questa prima misura semplice era per farvi prendere un po' di mestichezza con lo strumento. L'altra misura che volevo fare con voi era una misura di tempo di salita. Il tempo di salita è una misura che in questo strumento, che è uno strumento come vi dicevo raffinato, esiste addirittura anche un tasto che fa il tempo di salita. Magari lo facciamo, poi facciamo finta di non avere quel tasto e andiamo a fare la misura del tempo di salita in maniera diciamo manuale. Allora, intanto il tempo di salita ci serve un'onda quadra di valore enter number 1 MHz, ampiezza nominale 1,86 volt, siccome qua mette il picco sono 3,72 volt. picco come vedete lui rapidamente si è adattato a fornire il risultato giusto. Allora, che cosa intendiamo per tempo di salita? Se noi abbiamo un'onda quadra in ingresso e ovviamente gli dobbiamo dare l'onda quadra in ingresso. Se noi diamo un'onda quadra in ingresso ad un segnale, ad un contatore, sappiamo bene che in realtà diciamo il fronte di salita non è mai ideale, cioè nessun dispositivo è in grado di generare un fronte perfettamente verticale, così come non sarà verticale il fronte di discesa.
Allora noi vogliamo misurare il tempo che impiega a passare dal 10% del valore massimo al... allora mettiamolo qua magari che così sta... dal 90%, dal 10% del valore di regime al 90% del valore di regime. Allora facendosi due conti sull'intera escussione vale 3,72, dobbiamo il 10% è 0,37, 0,37 sottratto a 1,86 meno 1,86 più 1,86 otteniamo 1,49. Allora, come se io premevo il tasto tempo di salita, lui mi misura il tempo di salita, 18 nanosecondi. Tenete presente che lui ha un clock di un nanosecondo, quindi vuol dire 18 botti di clock, quindi misurato con questo tipo di incertezza. Andiamo a vedere come dovremmo fare uno strumento che non ha questa funzione tempo di salita. Lo dobbiamo misurare come intervallo di tempo. Allora, intervallo di tempo tra il punto in cui il segnale passa per 1,49 e il punto in cui passa da meno 1,49 a più 1,49. Come faccio a fare questa misura? Basta che metto l'ingresso sia nel canale A che nel canale B. Quindi premo il tasto comma che mette in comune i due canali e lavoro sui livelli di trigger. Metto le pendenze entrambe positive ai due livelli di trigger e vario il livello di trigger. Allora vado qui trigger level, come vedete già avevamo fatto delle prove poco fa per vedere se tutto funzionava, quindi i valori dei livelli di trigger sono molto vicini a quelli. Appena li andiamo a cambiare, e che so, trigger level, ah no, qua ho premuto un tasto per errore, normal, no. Approccio informatico. Anche sullo strumento. Funziona l'approccio informatico. Come, usando il termine tecnico, si è inchiordato il... Sicuro che metterlo proprio a 1,49 non è proprio facile. Allora ci riusciamo. Mi sembra un'ottima approssimazione di quello che volevo fare. Time base e miracolosamente ci ritroviamo i 18 microsecondi, i 18 nanosecondi che avevamo misurato in maniera automatica. Aspetta un secondo che non riesco a mettere a fuoco. Quindi al canale A va il segnale, al canale B va lo stesso segnale, al canale A il livello di trigger è meno 1,49, la pendenza è positiva, al canale B pendenza sempre positiva 1,49 e ci ritroviamo i 17,18 nanosecondi. Su intervallo di tempo andiamo a vedere se ci serve qualcosa per l'incertezza di misura. Allora, eh,
il gate mode, vedete, è per forza, si automaticamente si mette nella posizione di minimo. Allora, l'accuracy prevede la resolution, time base error, poi sono presenti il trigger level timing error, poi c'è lo start trigger error, nella resolution c'è lo start trigger error e lo stop trigger error. Allora, lo start trigger error e lo stop trigger error sono semplicemente due volte gli errori di trigger che abbiamo visto prima. Perché? Perché l'errore di trigger è intrinsecamente un'incertezza di tipo aleatorio, quindi potrei le due incertezze si vanno sicuramente a sommare, nel senso sempre statisticamente, ma possono avvenire in maniera scorrelata. Viceversa, c'è un trigger level timing error. Come è fatto il trigger level timing error? Che cos'è? Il trigger level timing error non è legato al rumore sovrapposto al segnale, ma è legato al fatto che il trigger error, lo scatto dell'evento di trigger avviene con isteresi, quindi non al passaggio per zero, ma al passaggio per un certo livello di tensione positivo, nel caso che passiamo con un fronte crescente, negativo con un fronte decrescente. Quant'è questa fascia di ritardo allo scatto del trigger? In questo strumento è 36 millivolt. Cosa succede in questi strumenti quando faccio una misura di intervallo di tempo? Che ovviamente, se immaginiamo nel caso nostro, vuol dire che la porta per far partire gli impulsi che devo contare si apre con un leggero ritardo che è legato al tempo che il segnale diciamo impiega per andare dal valore 0 a 36 millivolt. Ovviamente quindi il tempo è inversamente proporzionale alla pendenza, quindi ancora una volta vedete, trigger level timing error è 36 diviso l'input delay allo start trigger point, però è meno 36 millivolt diviso l'input slew rate allo stop trigger point, perché se la porta la chiudo, anche questa in ritardo perché per forza la chiuderò in ritardo, se le due pendenze sono uguali, questo effetto si va a compensare. Nel caso nostro, nel caso del tempo di salita, è proprio questa la situazione, nel senso che sicuramente, non in generale, ma in questo caso di un'onda quadra, sicuramente possiamo sicuramente ritenere che la pendenza intorno al 10% e la pendenza intorno al 90% di questa curva di salita siano sostanzialmente simili. Diverso sarà il caso in cui faccio una misura di intervallo di tempo, ad esempio per lo sfasamento tra due segnali, perché nello sfasamento tra due segnali, i due segnali possono essere di pendenza diversa e quindi questo è un effetto di incertezza a questo punto di tipo sistematico, perché è sempre un incremento o un decremento a seconda di quale sia la pendenza maggiore che io introduco nella mia misura di tempo. E con questo penso che avete tutti i dati per calcolare. Vuoi farvi vedere, o se no quello poi lo potremmo commentare dopo, il calcolo dell'incertezza quando fa il tasto rise fuori, cioè il tempo di salita automatico. Sì, allora il tempo di salita automatico c'ha un'altra, ha anche qui la formula, la potete, perché ovviamente potete anche fare il calcolo del rise fall anche per vedere quale dei due valori vi viene assicurato con migliore precisione, e qui leggete che c'è un'accuracy che è l'accuracy del time, quindi quella che avete calcolato prima ve la trovate tutta, e quindi già capite che quando lui fa il rise time l'incertezza è peggiore, perché c'è sicuramente l'accuracy nella misura dell'intervallo di tempo, poi avete il trigger level setting error e il trigger level setting error 10 e 90%. Perché? Perché lui, mentre noi abbiamo ritenuto di aver posizionato il livello di trigger
effettivamente al 10-90% in maniera, l'abbiamo ritenuto immune da incertezze, cioè non è comparso nell'incertezza di misura che abbiamo calcolato, lui dice aspetta, io faccio l'intervallo di tempo tra il 10 e il 90%, il 10 lo calcolo facendo col mio volumetro interno l'intera escursione e ne calcolo il 10 e il 90. Allora forse leggendo questa formula è proprio uno di quei casi in cui ci rendiamo conto che il nostro modello di misurando ha trascurato un effetto di incertezza. Il fatto che io ho messo i livelli di trigger in maniera manuale, il fatto che abbiamo ritenuto che effettivamente questo volmetro generasse effettivamente 3,72 volt e che questo valore sia reperibile ai morsetti di questo contatore, probabilmente anche noi nel nostro modello di incertezza avremmo dovuto inserire una quantificazione dell'incertezza introdotta dal fatto di aver presupposto questo valore come fisso e per il fatto che il settaggio non l'ho fatto necessariamente in maniera corretta, per il fatto che il livello indicato dal display magari non è quello giusto. Quindi diciamo questo è un ulteriore insegnamento di come nella stima dell'incertezza di misura a volte si corre il rischio di trascurare alcuni aspetti che non appaiono evidenti nelle specifiche del costruttore, così come nel procedimento di misura. Allora, andiamo a eseguire l'ultima misura dell'esercitazione sull'utilizzo del contatore elettronico, che è una misura di sfasamento tra due segnali sinusoidali. Allora, che cosa facciamo? Inviamo un segnale d'ingresso ad un circuito RC e andiamo a valutare lo sfasamento tra il segnale d'ingresso e il segnale di uscita preso ai capi della nostra capacità. Come abbiamo già visto durante l'esercitazione con l'oscilloscopio, un circuito RC si comporta come un filtro passabasso e all'aumentare della frequenza sostanzialmente questo circuito attenua e sfasa il segnale, quindi il segnale in uscita da questo circuito, quindi la Vout, risulterà attenuata e sfasata rispetto alla tensione d'ingresso. L'obiettivo di questo piccolo esperimento è quello di andare a misurare lo sfasamento tra questi due segnali in certe condizioni, quindi con certi segnali di stimolo. Anche qui dobbiamo fare attenzione al... No, lui fa misure non ripetibili, quindi non ci abbiamo problemi di massa. Ok, allora la prima cosa che dobbiamo fare è quella di realizzare il circuito. In questo caso abbiamo sostanzialmente un circuitino già all'interno di questo scatolino, abbiamo già realizzato un collegamento tra una resistenza e una capacità. Tra questi morsetti possiamo inserire la tensione di ingresso al circuito, okay? E su questi morsetti possiamo prelevare la tensione di uscita del nostro circuito RC. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo noi inviare il segnale d'ingresso, che è il segnale di uscita del nostro generatore, lo dobbiamo inviare sia in ingresso al nostro circuito, quindi qui, sia dobbiamo inviarlo in ingresso al nostro strumento. Poi dobbiamo prendere il segnale di uscita, che è il segnale ai capi della capacità, e lo dobbiamo mandare allo strumento sull'altro canale in maniera tale da avere sullo strumento entrambi i segnali per poterne misurare. Visto che il segnale di ingresso dobbiamo inviare sia al circuito sia allo strumento, come al solito ci utilizziamo questa connessione a T, che non fa altro che dividere il nostro segnale e rendercelo disponibile su entrambi i morsetti. Quindi prendiamo il morsetto di uscita, ci colleghiamo all'ingresso del nostro circuito RC, prendiamo questo stesso segnale e lo inviamo sul canale 1 del nostro strumento. Quindi abbiamo preso il segnale di alimentazione, l'abbiamo mandato in ingresso al circuito e l'abbiamo mandato in ingresso allo strumento.
Poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il segnale d'uscita, cioè i cavi della nostra capacità, e lo dobbiamo inviare sul canale 2 del nostro strumento. E in questo modo abbiamo realizzato il circuito con cui alimentiamo il circuito RC e preleviamo i due segnali di tensione e corrente, scusate, i due segnali di ingresso ed uscita che inviamo al nostro strumento. A questo punto che facciamo? Settiamo lo strumento per eseguire la misura che ci interessa. Facciamo una piccola osservazione. Nelle precedenti esercitazioni dovevamo semplicemente il generatore collegato al nostro strumento, l'adattamento dell'impedenza poteva anche avvenire tranquillamente mettendo lo strumento a 50 ohm e premendo e immettendo l'impedenza d'ingresso dello strumento a 50 ohm, e abbiamo comunque realizzato l'adattamento dell'impedenza. In questo caso, da un lato è vero che lo strumento continua ad essere in parallelo all'alimentazione, quindi si potrebbe fare questa operazione, però dall'altro lato diciamo stiamo andando all'interno di un circuito a prelevare una tensione. Quindi tipicamente per non caricare il circuito e comunque per non variare le condizioni di funzionamento del circuito è buona norma fare questa operazione con una impedenza di ingresso dello strumento ad alta impedenza. Quindi in questo caso la soluzione migliore è quella di mettersi con impedenza di ingresso dello strumento ad 1 megaohm su entrambi i canali, quindi elevata impedenza, e gestire l'adattamento dell'impedenza con il nostro generatore di funzione. Mettiamo questo in linea Z e a questo punto abbiamo adattata l'impedenza e non andiamo a sovraccaricare il nostro circuito. A questo punto dobbiamo generare una sinusoide con frequenza di 1 kHz e con ampiezza di picco 2 volt, quindi ampiezza di picco picco 4 volt. Perfetto. Quindi abbiamo generato il segnale che volevamo generare per fare questa prova. Adesso accendiamo lo strumento e andiamo ad eseguire la misura di sfasamento. Misura di sfasamento tra due segnali, come abbiamo già visto quando abbiamo fatto la misura di sfasamento con l'oscilloscopio digitale, che abbiamo detto lo sfasamento è il ritardo temporale tra passaggi per lo zero del nostro segnale. Passaggio per lo zero inteso anche come passaggio nel punto a valor medio nullo del nostro segnale sinusoidale, cioè è il passaggio per lo zero tolti gli offset. Quindi che cosa dobbiamo fare? Visto che noi stiamo prelevando un segnale da un circuito, adesso in questa fase è tutto controllato, ma in generale questi segnali potrebbero venire dal campo su circuiti di cui non conosciamo benissimo la valenza, la cosa migliore da fare è sempre mettersi in AC su entrambi i canali, in maniera tale che se ci dovesse essere un'eventuale piccola componente continua sul nostro segnale, noi la eliminiamo e quindi siamo certi che poi lo zero è il valore medio nullo del nostro segnale. A quel punto noi che cosa possiamo fare? Dobbiamo settare i livelli di trigger. I livelli di trigger come li dobbiamo settare? Giusto se al volo vi faccio un piccolo schemino dei due segnali sfasati per capire noi che cosa vogliamo fare. Sostanzialmente abbiamo il segnale d'ingresso, abbiamo il segnale di uscita che abbiamo detto risulta attenuato rispetto a quello d'ingresso e sfasato. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far generare su questo canale
un evento di trigger quando il segnale di ingresso, che è quello che sta su questo canale, passa con pendenza positiva su livello di trigger 0. Dopodiché dobbiamo far generare a questo oggetto, al secondo canale, un secondo evento di trigger quando il segnale che è sul secondo canale, che è quello di uscita, passa con pendenza positiva sul livello di trigger 0. Perché? Perché abbiamo detto che, che lo sfasamento è proprio il ritardo temporale tra questi due eventi, cioè il passaggio per lo 0 di questi. A questo punto, quindi, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo già messo in AC così siamo certi che questi sono a valore medio nullo, se eventualmente ci dovesse essere dell'offset. Quello che dobbiamo fare è mettere a zero i livelli di trigger. Come abbiamo visto prima, noi possiamo visualizzare i livelli di trigger, possiamo variarli, potremmo metterci qui a cercare il livello di trigger 0 modificando, variando questo valore qui, vedete qui è un po' negativo, un po' positivo, ma in realtà, visto che il livello trigger 0 è un livello di trigger importante per molte misure, come ad esempio questa, dove è importante fare la misura rispetto al livello di trigger 0, in realtà queste manopoline, se le mettiamo tutte da questo lato, adesso voi con la telecamera non potete sentire, ma c'è addirittura un click che si sente, quando queste sono tutte da questo lato, tutte a sinistra, sono certe che sono a livello di trigger 0. Quindi abbiamo entrambi i livelli di trigger 0, i trigger, vedete, stanno triggerando, quindi stanno avvenendo gli eventi di trigger. Noi adesso che cosa dobbiamo fare? Se vogliamo fare una misura, tra virgolette, manuale di sfasamento, che cosa dobbiamo fare? Se la vogliamo esprimere in secondi, dobbiamo semplicemente dire: sta avvenendo un evento di trigger qui, un evento di trigger qui, voglio misurare l'intervallo di tempo tra A e B, quindi tra l'evento di trigger in A e l'evento di trigger. Se invece voglio misurare questo sfasamento e esprimerlo in gradi o in radianti, dovrò poi anche misurare il periodo di uno dei due segnali e applicare la solita formuletta con la proporzione delta t su t per 360 se voglio esprimerlo in gradi, o per 2π se voglio esprimerlo in radianti. Lo strumento però, come diceva prima anche il professore Detta, è uno strumento abbastanza evoluto che permette anche di avere un tasto che permette di fare questa misura in maniera automatica. Quindi se andiamo su questo tastino qui, vedete, abbiamo Phasor LB, quindi ci permette di misurare direttamente lo sfasamento tra A e B ed esprimerlo direttamente in gradi. Quindi abbiamo che questi due segnali sono sfasati di 47,3 gradi. Okay. Misura quindi, tra virgolette, molto semplice, molto veloce, ma ovviamente lui, per esprimere questo risultato, ha dovuto in qualche modo fare quello che avremmo dovuto fare noi manualmente. E allora andiamo a vedere in realtà lui quello che fa. Quello che lo strumento fa ce lo dice qui. Vedete, lui ci dice: quando faccio la misura di sfasamento faccio appunto delta t su t, dove il periodo è t, per 360 gradi, dove in realtà lui il delta t fa la media, per migliorare ulteriormente la qualità della misura, fa la media tra il ritardo temporale preso in salita e il ritardo temporale preso in discesa. Quindi in realtà lui fa tre misure: misura l'intervallo di tempo T1, che è il ritardo temporale in salita, l'intervallo di tempo T2, che è il ritardo temporale in discesa, misura il periodo di uno dei due segnali, applica questa relazione e ci fornisce il risultato in gradi. A questo punto, quindi, dobbiamo stare a immaginare che nel calcolo dell'incertezza, come noi, facendo noi manualmente la misura, avremmo dovuto tener conto dell'incertezza con cui misuriamo il ritardo temporale, dell'incertezza con cui misuriamo il periodo, e poi combinarle insieme in funzione della relazione che utilizzavamo, applicando la legge di propagazione dell'incertezza, anche il costruttore di questo strumento sostanzialmente ci fa applicare una sorta di legge di propagazione dell'incertezza che tiene conto di tutte queste misure che sono state fatte. Perché parliamo di una sorta di legge di propagazione di incertezza? Perché in realtà questo è uno strumento nato e quindi anche
diciamo, il manuale con le specifiche di accuratezza, nato prima dell'applicazione e del recepimento a livello internazionale della norma gamma, quella legata alla espressione e valutazione dell'incertezza di misura. Quindi non ci aspettiamo che ci sia l'approccio della norma, ma quello che vediamo è che sostanzialmente abbiamo, vedete, che l'accuratezza è pari a che cosa? L'accuratezza è pari a più o meno T1, che è il ritardo temporale in salita, più T1 resolution, che è la resolution nella misura dell'intervallo di tempo in salita, più T2, che è l'intervallo di tempo, il ritardo temporale in discesa, più T2 resolution, che è la resolution nella misura dell'intervallo di tempo in discesa, diviso due volte per il periodo di uno dei due segnali. In particolare mi dice il periodo di A, perché tipicamente in A mettiamo il segnale più migliore, più la resolution nella misura del periodo di A. No, questa è la resolution, scusate, e l'accuracy invece è resolution, che è tutta questa cosa che abbiamo visto adesso, più T1, prendo un attimo perché non vedo, no, è completamente cancellato, T1 più, sì, forse mi sembra T1 più T1, sì, sì, sì. Vado in tutto. Oh, questo è T1 più T1 error, più T2 più T2 error, diviso due volte il periodo più l'errore nella misura di periodo. Chi sono T1 error, T2 error e periodo error? Sono le accuratezze, le accuracy con cui viene eseguita la misura di T1, la misura di T2 e la misura del periodo. Il tutto moltiplicato per 360 gradi. E questo è il valore della fase espressa in gradi. Quindi che cosa dobbiamo fare per determinare l'incertezza? Dobbiamo determinare tutti questi contributi. Quindi innanzitutto dobbiamo determinare T1, T2 e il periodo. Poi dobbiamo determinare la resolution T1, la resolution T2 e la resolution del periodo, e con questo determiniamo la resolution. Poi dobbiamo determinare l'errore, quindi l'accuracy su T1, l'accuracy su T2 e l'accuracy. Quindi che dobbiamo fare? Iniziamo a misurare T1. T1 chi è? È l'intervallo di tempo in salita. Quindi che cosa faccio? Devo mettere questi due in salita, quindi sto generando sul livello di trigger 0 con pendenza positiva, livello di trigger 0 pendenza positiva, e sta avvenendo l'evento di trigger qui e l'evento di trigger qui, che vanno ad individuare, come abbiamo visto prima, questi due istanti. A questo punto che dobbiamo fare? Semplicemente dire: fai una misura di intervallo di tempo tra questi due punti. Quindi prendiamo questo valore e ce lo segniamo, perché questo è il valore di T1. Se vogliamo determinare il valore di T2, che dobbiamo fare? Beh, semplicemente dobbiamo fare esattamente la stessa misura, ma con i fronti in discesa. Ci aspettiamo che questa misura sia molto diversa? No, non ci aspettiamo che sia molto diversa, perché fondamentalmente il tutto è stabile e quindi la misura in salita e quella in discesa sono molto simili. Quindi cosa faccio? Metto le pendenze in discesa, tutte e due, e misurerò, questo sarebbe T2, è l'intervallo di tempo in discesa. A questo punto cosa faccio? Misurato T1 e T2, cosa devo fare? Devo andare a determinare l'incertezza sulla misura di T1, anzi, in particolare, innanzitutto dobbiamo determinare la resolution. Per determinare la resolution di T1, dobbiamo andare nelle specifiche di intervallo di tempo tra A e B. La resolution a chi è uguale? È due volte l'LSD. L'LSD chi è? È semplicemente un nanosecondo, okay? Che è la risoluzione del clock. Dopodiché cosa facciamo? Abbiamo più o meno start trigger error, più o meno stop trigger error, cioè che cosa sono? Sono gli errori di trigger
allo start e l'errore di trigger allo stop, che in questo caso sono diversi. Perché? Perché il rumore sovrapposto ai segnali potrebbe essere diverso e perché le pendenze dei due segnali potrebbero essere diverse. Quindi che cosa ci serve per determinare lo start trigger e lo stop trigger error? Semplicemente ci serve di conoscere se c'è del rumore sovrapposto al segnale, e in questa fase ipotizziamo che non ci sia, le con n che abbiamo già visto prima, ipotizziamo che sia zero, però c'è sempre, abbiamo detto, un rumore che è intrinseco allo strumento, cioè anche se entrasse un segnale puro all'interno dello strumento, comunque i circuiti di ingresso dello strumento aggiungerebbero quel rumore al segnale. Cosa ci serve allora per determinare il trigger error? Allo start ci serve la pendenza del segnale allo start. Come faccio? Facciamo come abbiamo già visto prima, semplicemente premendo SLUA, e quindi questo è 10,9 per 10 alla 3 volte al secondo. Vabbè, adesso c'è uscito negativo perché ci siamo presi, siamo con pendenza negativa, ma se ci mettiamo con pendenza positiva questo valore diventa positivo, molto semplice. Benissimo, abbiamo quindi trovato lo start trigger error. Lo stop trigger error che cosa ci serve? Ci serve la pendenza del segnale, ipotizzando anche per lo stop che il rumore aggiuntivo al segnale con n sia nullo. Quello che ci serve è la pendenza del segnale sul canale 2, su B. Però se andiamo a cercare qui, lo SLU B non c'è. Allora, senza diciamo voler togliere nulla all'intelligenza di nessuno, molto facilmente non facciamo altro che mettere il canale 2 nel canale A e dirgli SLU A. A questo punto abbiamo misurato la pendenza del segnale sul canale B. Facciamoci sempre il solito ragionamento, dice, ma mi aspetto, è 7,29, com'è? È più piccolo di quello di prima, me lo aspetto, sì, perché? Perché abbiamo detto che il circuito RC attenua e sfasa, quindi il segnale in uscita è attenuato, se è attenuato la pendenza è più bassa, e quindi mi aspetto questo valore. Me lo prendo e con questo vado a calcolare lo stop trigger error. A questo punto cosa faccio? Vado a e mi metto di nuovo i due segnali così come erano prima. Con queste informazioni sostanzialmente noi abbiamo calcolato la resolution sulla misura di T1 e T2. Abbiamo calcolato la resolution sulla misura di T1. Per quanto riguarda la misura su T2, che cosa accade? Noi non abbiamo fatto altro che invertire le pendenze, cioè abbiamo messo pendenze negative e abbiamo fatto la misura di time AB. Qual è la resolution nella misura di T2? Sarà di nuovo 2 volte LSD, che è sempre un nanosecondo. Start trigger error e stop trigger error, che sono che cosa? Sono 260 microvolt diviso la pendenza. Ma adesso la pendenza allo start, cioè le pendenze positive e le pendenze negative sostanzialmente sono le stesse, quindi possiamo anche metterci lì a calcolarle, ma lo vediamo casomai solo a misurarle solo per uno, l'abbiamo già visto prima, non vediamo altro che una pendenza che è negativa invece che positiva, ma la pendenza del segnale in salita e in discesa di una sinusoide sullo stesso punto, sullo stesso livello che è zero, è sempre la stessa. E quindi a questo punto le pendenze già ce l'abbiamo, il rumore sovrapposto è lo stesso, e quindi possiamo calcolare start trigger error e stop trigger error anche per T2, ok? A questo punto che facciamo? Completiamo il discorso su T1 e T2 e andiamo a calcolarci le accuracy su T1 e su T2, che sarebbero il T1 error e T2 error da mettere nell'accuracy della misura di sfasamento. Che facciamo? Andiamo nell'accuracy, l'accuracy è resolution, che è quella che abbiamo già appena determinato, più o meno time base error per T è il valore di time interval che abbiamo misurato, il time base error è quello che abbiamo visto prima nel corso del beta, cioè legato all'invecchiamento dello strumento, all'eventuale temperatura, all'eventuale tensione di alimentazione, quindi è esattamente quello che abbiamo visto prima nelle altre parti dell'esercizio. Per quanto invece riguarda l'ultima parte, abbiamo più o meno trigger level timing error, più o meno 2 nanosecondi. Ok, 2 nanosecondi è un valore fisso,
trigger level timing error. Andiamo a vedere il trigger level timing error cosa ci serve. Trigger level timing error, eccolo qui, è quello che abbiamo visto prima, legato all'isteresi del trigger, che abbiamo detto è pari a 36 millivolt diviso la pendenza allo start meno 36 millivolt diviso la pendenza allo stop. Nel caso di prima la pendenza allo start e la pendenza allo stop erano uguali e quindi questo contributo si eliminava. In questo caso, visto che le due pendenze sono diverse, perché abbiamo visto la pendenza allo start è più grande della pendenza allo stop, questi due contributi non si elidono e vanno calcolati. Però cosa ci serve per calcolarli? Le pendenze del segnale allo start e la pendenza del segnale allo stop, che già abbiamo e quindi non dobbiamo fare altro. E quindi per quanto riguarda i time interval 1 e time interval 2, sostanzialmente abbiamo tutte le informazioni che ci servono per determinare l'accuratezza e la resolution. Dobbiamo adesso andare a valutare la resolution, il periodo, quanto vale, no? Dobbiamo andare a valutare il periodo, la resolution sul periodo e l'accuracy sul periodo. Quindi, cosa facciamo? Abbiamo uno dei due segnali, il canale sul canale 1, che è anche quello migliore, facciamo misura di periodo di A, ci prendiamo questo valore, se vogliamo in questo caso potremmo anche agire un pochettino sul time, sul get time per migliorare un po' l'accuratezza di questa misura, ci prendiamo questo valore. Dopodiché dobbiamo determinare resolution e accuratezza su questa misura. Che facciamo? Stiamo facendo una misura di periodo, è esattamente quello che già abbiamo fatto prima con la prima misura, con la seconda, non ricordo. Dobbiamo andare qui, specifica per la misura di periodo. Che cosa ci serve? Allora, resolution è due volte LSD. LSD che cos'è? È un nanosecondo diviso get time per il periodo. Il periodo è il valore che già abbiamo misurato. Get time, quanto vale? Beh, vado qua e me lo misuro. Do un po' di tempo allo strumento per misurarlo. Abbiamo usato un get time di 567 millisecondi per 10 a meno 3 secondi, quindi 567 millisecondi. Perfetto. E quindi questo lo possiamo inserire all'interno della relazione per il calcolo dell'LSD che mettiamo qui dentro nella risoluzione. Poi abbiamo che cosa? Più o meno 1,4 per trigger error diviso get time per il periodo. Il periodo già ce l'abbiamo, il get time l'abbiamo appena misurato e già ce l'abbiamo. Il trigger error che cos'è? L'abbiamo già visto, è 260 microvolt diviso la pendenza del segnale. La pendenza del segnale qual è? È la pendenza del segnale di A, perché abbiamo fatto la misura di periodo del segnale del canale A. E quindi questa è, già ce l'abbiamo, era 10, qualcosa volt per secondo. Per 10 alla 3 e quindi sostanzialmente abbiamo tutte le informazioni per determinare la resolution nella misura di periodo. L'accuratezza chi è uguale? L'accuratezza della misura di periodo è resolution che già abbiamo calcolato più o meno time base error per il periodo. Il periodo è il valore che già abbiamo, l'abbiamo misurato. Il time base error è lo stesso che abbiamo visto prima legato al vecchiamento. E quindi sostanzialmente abbiamo adesso tutte le informazioni per determinare anche l'incertezza sulla misura di sfasamento. Quindi, come avete visto, anche qui strumenti avanzati, misure tra virgolette un po' più complesse, perché la misura di sfasamento sembra una misura semplice ma non è proprio così banale, perché ci sono tanti punti dove si possono commettere degli errori, contributi di incertezza che sono variegati e vanno tutti a comporre l'incertezza complessiva con cui noi eseguiamo questa tipologia di misura.